Eccoci qua, carissimi amici, vi do un saluto a tutti, appassionati di zona demolizione. Sono qua dopo tanto tempo per documentare così un triste arrivo qua in zona demolizione, e fra poco vi farò vedere un'auto storica che appunto piange il cuore sapere che appunto avrà un destino un po' segnato. Ecco qua, destino sarà quello appunto, che classico destino, donatrice di pezzi, eh? Eccolo qua, intanto vi faccio vedere questo veicolo, così chissà, un veicolo a vedere un'attrezzatura un po' datata, qua per l'amico Luca, il contadino di Rovereto, ma magari anche l'amico Demi se ne intende. E niente, fra poco ragazzi vi faccio vedere appunto il veicolo appunto del filmato, ecco qua, eh. Tanto vi do ancora traccia di sfumatura di questo cingolato Massey Ferguson, che da anni appunto sta appunto arredando la demolizione. Ma eccoci qua ragazzi, appassionati di auto storiche, appassionati di auto tedesche, appassionati del marchio Opel. Dietro alle mie spalle tra poco vi farò vedere la novità che è giunta ieri. Triste novità, perché appunto qua non si sa quale sarà il suo futuro. Eccola qua, abbiamo penso questa Opel Olimpia modello A, poi appunto ci saranno gli esperti che mi diranno se ho detto il giusto. Eccola qua, pare che sia entrata in demolizione perché ha il motore fuso, ecco, eh? Motore fuso, qua non c'è la volontà magari di ripristinarla, eccetera eccetera, ed è qua insomma in demolizione, eh? Io adesso ve la faccio vedere. Era comunque una bella auto, perché comunque aveva la sua bella carrozzeria nel suo bel stile, che insomma sicuramente è molto meglio questo stile che lo stile delle auto moderne. Ecco, io ribadisco sempre, al giorno d'oggi ci saranno le auto che avranno un comfort migliore e avranno prestazioni migliori, però insomma i disegni delle auto di oggi insomma a me non piacciono, eh? Questo è il mio parere personale. Ecco qua, io le chiamo infatti plasticoni, proprio perché è più plastica che ferro. Eccoci qua, vi faccio vedere questa Opel appunto Olimpia modello A, che pare sia stata prodotta tra il 67 e il 70, se così ho letto bene. Questa qua era anche targata a Bergamo, come potete vedere. Ripeto, non si sa qual è il futuro, quale sarà, se diventerà. Io penso che diventerà una donatrice di pezzi. Non so se ci sarà un salvatore. Di solito quando le auto entrano in demolizione, insomma, pare che possano uscire così solo a pezzi. Ecco qua, eh. Adesso ve la faccio vedere. Quattro marce, un bel quattro porte. Ripeto, qua il suo interno appunto si presentava in ottimo stato conservativo. Facciamo anche onore appunto a chi ha utilizzato questa Opel. Sicuramente un po' di dispiacere ci sarà, insomma, ecco, aver portato questa auto così in demolizione. Probabilmente sarà giunta come per il classico, ecco, incentivo, eccetera eccetera. Ecco qua, ve la faccio vedere qua questa Opel Olimpia modello A. Pare sia stata prodotta in tre versioni, con una cilindrata di 1100, un'intermedia di 1700 e poi quella più grande di 1900. Ecco qua, eh. So che un'auto del genere poteva, leggendo così le referenze, andare oltre, cioè poteva arrivare dai 140 km orari a una cilindrata più grossa, oltre i 160. Eccola qua, sostituiva l'Opel 1200, che poi a sua volta questa auto, che non ha avuto questo gran successo, è stata sostituita dalla Opel Ascona, ripeto, prodotta tra il 67 e il 70. Eccola qua, io ve l'ho fatta vedere ragazzi, appassionati di auto tedesche. Saluto un po' l'amico Max, saluto Alessandro Palumbo, che è un po' un appassionato del marchio Opel, insomma l'abbiamo messa in memoria, e chissà appunto quale sarà il suo destino. Ragazzi, io con questo vi saluto e
E niente, insomma, qua mi chiamano, eccetera, eccetera. E niente, vi saluto e insomma, ve l'ho fatta vedere, ecco qua. Saluto un po' tutti gli amici appassionati di autostoriche del canale e via, insomma. Ve l'ho fatto vedere, insomma, eccola qua. Ragazzi, con questo vi saluto. Ancora una volta l'ho detto e ciao a tutti. Anche questa è in memoria. Alla prossima, eccola qua. Aveva la sua targa nera, storica, eccetera, eccetera, però è in demolizione. Ciao a tutti e ringrazio Manu che mi ha dato questa dritta. Spettacolo, ciao a tutti.